Dopo la conquista del terzo posto arrivano le pagelle speciali di Cucinella Gallo. Allora, iniziamo dal nostro portiere, il grande Omar Adamo. Soprannominato l'Algerino che non sbaglia. Gli diamo a parità di opinioni un bel 6 e mezzo. Sopravvino nelle uscite. Veramente poi le uscite non ha mai impegnato seriamente negli avversari. Campo consiglia 7. 7 perché me. 7 per i rigori, dai. 7 per i rigori, se no non si sente. Siamo razzisti noi del Don Bosco. E invece noi siamo una squadra di siamo una famiglia, sapete. Vai, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, iniziamo con la difesa. A destra direi più voto a Billone. Il nostro Marco Billone, l'acquisto dell'ultimo minuto, sempre silenzioso, non vuole fare il terzino. Quindi il terzino che non è terzino. Come voto io gli darei 6 e mezzo, secondo me. Allora, 6 e mezzo, perché sempre attento, cioè, è stato attento. Non ha fatto quelli in più per meritarsi il 7, ma comunque la sufficienza la sua onesta partita l'ha. E per l'onestà gli diamo pure quel mezzo punto in più. Per voi. Andiamo l'altro terzino. Ad uso meritato. Pippo Cucinella. Io posso parlare. Parlo io. Vai. Buon 7 e mezzo per il gol, ragazzi, più 3 a fare calcio. Bellissimo, chilometri in campo, corsa. Pacchiare in panzone. Sudore. Molti urli anche per ordinare un po'. Grida. 7 e mezzo più. Urla, motivatore. Poi andiamo, panzone soprattutto, andiamo ai centrali. I centrali partiamo con il mio amico qua accanto, il signor Roberto Gallo. Io ho trovato, devo dire con tutta onestà, non avrei mai pensato di fare un complimento al Gallo, ma devo dire che si è mostrato molto attento. Un po' tatticamente veramente scarso, ma non c'è da aspettarsi niente di più. Bravi. Ma oltre questo, apprezziamo l'ingegno. E gli diamo un 6 e mezzo col bonus di anche 7. Poi passiamo all'altro centrale. Il capitano. Il capitano non capitano. Il nostro grande Enzo Genco. Barao 4 che non c'è. Voto unanime, senza che lui debba saperlo. 4 e mezzo. Diamo una valutazione dell'opera di Genco. Ma posso dire, sempre fuori posizione. Centrale che da centrale. Era un attaccante aggiunto. Non ha fatto neanche nome in attacco. Ragazzi, ce lo sono io in difesa. Capitano senza palle. Siamo veramente sconsolati. Siamo proprio in transito. La mancata finale è colpa sua. Colpa sua. Che cazzo di. Non siamo in finale per colpa sua. Però siete qui grazie a lui, dai. Ma siamo qui grazie a lui. Quindi prende un 10. Grande Genco! Più 6. Ora andiamo a Randall, ora faccio il giro perché non mi ricordo più. Allora, Randall, l'idolo delle bambinelle, con le sue scarpe giallo fluo, degne dei migliori libri del Don Bosco. Io darei percorsa, grinta, bambinelle, passione, bambinelle e XD. Sei un grande esterno. Allo storpiato il nostro grande Francesco Monteverde. Che votazione dà mio collega? Ma per il rigore che. Cioè, a parte il rigore sbagliato, si è mosso veramente bene in campo. Un bel segnale. Diciamolo che ha segnato quella della vita. La sicurezza da squadra. La sicurezza impostava. Bravo. 6 e mezzo quindi. 6 e mezzo pieno, sì. Siamo scordati di. Però siete troppo banali, 6 e mezzo. Vogliamo qualche voto piccante. Ah, campanella! Si mangia pure i rigori che non ci sono. E gli diamo noi, direi, appena di voti, un bel 2. Grazie. Sono i rigori sbagliati. Mi preparato. Diciamo che è la sua prima volta a 11, quindi un 6 e mezzo se lo merita. Sei perché 6 e mezzo sei più, dai. Poi io darei un voto per i Cavani. Io darei un voto 1 per la canottiera. 1 per la canottiera, che è il fratello di Oma, che ha l'altro tecnico della squadra. Sei zitto tu. No, ma io sono voto di Trapani. Ha scritto tutti perché nessuno sapeva che fosse potesse giocare, potesse fare i piedi per giocare a calcio. Nessuno lo sapeva. Siamo molto stupiti, quindi con tanto stupore gli diamo un bel 4.
più se lo merita. Prima partita. Successivamente. Poi ci sono le gambe. Chi manca? Chi manca? Le gambe. E uno per l'altro. Il nostro rappresentante d'istituto. Il rappresentante. L'uomo che dovrebbe portarci alla vittoria. Il nostro Beniamino. Beniamino e non solo. Abbronzato. L'uomo della fortuna. L'uomo della fortuna. L'uomo che ci porterà a vincere il prossimo quadrangolare. Il nostro Francesco Teresi. Il voto per Francesco Teresi è un bel 10. Motivato da una costanza in campo mai vista. Da un movimento sempre orizzontale, verticale, obliquo in tutti i modi. Freddezza sotto porta. Freddezza sotto porta. Mai schiaccio. E questo nostro invece anche un bel faccino. A fondo di titano. Uomo banana. Mai banale. Mai banale. Ora banana. È un voto. Le gambe. Guardi, le gambe. Riprendiamo solo le gambe, guarda. Due metri di gambe. Hashtag. Ah, il voto per le gambe. Per gli hashtag. Ah, le gambe. Sopra il 10. Sopra per le gambe. Il voto per il resto. Bene. Molto bene. Molto sotto bene. Zero. Direi 150. Quindi direi tagliamogli il corpo, lasciamogli le gambe e lo facciamo giocare così. L'uomo gamba. 7 e mezzo. Ti rimane qualcuno? Il signor Campo. Campo. Anche l'allenatore / posteggiatore. Mister Navetta. Sul campo menzione particolare. È stato un cambio di panchina dalla prima alla seconda partita, da dire. Allora, è entrato in campo con molti che non conosceva. Si è trovato un pochino sbilanciato, ma poi ha mostrato il controllo di Pirlo, il tocco di palla di Iniesta, le palle dentro alla Xavi, poi il controllo di quelle poste alla Messi che si girava su se stesso, le culle alla Berlusconi e la faccia da pappone, e il cappello da posteggiatore. Insomma, in campo abbiamo trovato tutto in campo. L'allenatore. Il voto per campo. 7 e mezzo. Rosario Navetta. Sembra come quegli allenatori moderni. Sotto quel cappello esistono dei capelli. Il mister, vai. Il razza cinese, si sa di tu ti pensa. Diciamo che molto orientale sul nostro mister. Si dice che abbiamo testa esca solo un ciuffo occidentale. Come le suore che hanno il velo, non so se hanno capelli o meno. Poi non sappiamo cosa sia sotto questo cumulo di vestiti. Sappiamo però che ha un grande cuore. Probabilmente è tutto grinta, cuore sotto grande grinta. Si è mosso in campo attivo, anche se non giocava. Ha dato ordini a tutti. Mio. E io darei al nostro Rosario Navetta. Dice la ordine. Guardando tutti. Siamo sul 4 e mezzo. È vitellato. Aspetta. Si apre. Devo fare una comunicazione. Volevo salutare il mio precedente collega Pietro Marchese. Dedico a lui questa medaglia. E tra l'altro ora ritornerai anche tu all'Inter School. Ritornerò in clausura, quindi preparatevi. Di nuovo da mister. No, di nuovo. Anche da ci fare un capitano giocatore. Va bene. Andiamo avanti. Manca Vitellaro. Perché all'ultimo intanto? Vitellaro da mettere. Intanto perché all'ultimo? Il mio secondo quadrangolare. Nel primo quadrangolare l'abbiamo vinto di larghe misure in 5-0 con tripletta di Marco Vitellaro. Siamo stato attivo, combattito. Ma probabilmente, secondo me, c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere emorroidi. Si è lasciato con la zita. Non scopa più e va avanti sotto. L'hanno castrato. Quindi ovviamente il braccio stanco, i muscoli un po' sbilanciati da un lato. Soprattutto da una mano. Da una mano soprattutto, da un pozzo. Doveva tenerlo in campo, vedeva, ogni tanto faceva... Cadeva verso destra, andava verso destra. Detto ciò, ci ha deluso molto, con un rigore sbagliato in campo, un rigore sbagliato nell'ultima parte della partita quando era mai rigore. Però ha pareggiato lui. Nella prima partita però... Ci sta portando alla vittoria. Io darei due. Due voti, uno per la prima partita e uno per la seconda. Per la prima partita un 7. Facciamo 7 a 4. A me dopo il ricordo però 7. Io la seconda è la seconda. 2 come Monica sbagliato. 4 e meno 2 sbagliati, quindi meno 6 a fantacalcio. In chiumo 2. Vabbè, concludiamo con un voto a Don Bosco. Voto a Don Bosco da
Don Carmelo, diciamo, Malone. Squadra improvvisata. Squadra improvvisata. Uomini che non hanno mai giocato a 11. Penso che non si conoscevano tra loro. Qualche dissapore di qualche pacchione in squadra. Qualche pacchione in squadra. Eccomi. Ma detto ciò, ci siamo mostrati attivi. Partecipi. Cazzuti! Dediti alla partita, intensi, costante, rispettosi per i ruoli che mi ha impressionato. Io direi come squadra un 9. Un 10 perché abbiamo mancato quella partita. E non abbiamo mai perso. Senza aver mai perso. Quindi allora Don Bosco, e come dice Don Bosco, bravi cristiani e onesti cittadini!